Ciao a tutti amici e benvenuti e bentornati su Thrive Primitive Builder. Come al solito io sono Maurizio, vi do il benvenuto in questo nuovissimo video. Mi raccomando amici, come sempre supportate questa sera con un bel mi piace, commento, la condivisione, iscrivetevi al canale se siete già iscritti, attivate la campanella, pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie, link in descrizione anche Instant Gaming, una piattaforma per prendere giochi come questo a prezzi scontati per tutte le piattaforme PC, Xbox, PlayStation, Switch, eccetera eccetera. Detto questo, siamo in game. Allora, dovevamo finire di costruire le cose. Allora, costruisci il laboratorio? Fatto. Costruisci le due capanne del sonno? L'ho fatto io off camera recuperando un po' di cose. Costruisci la capanna di deposito. Allora, qua, ecco qua, stanno iniziando a portare le cose che mi servivano. Perché? Perché sono andato qua in tribù e a parte che qua mancano delle robe e il maledetto qua non me le sta facendo, però adesso andiamo a vedere. Qua nei mercati vedete che io ho impostato di portare ossa e vitigno con ovviamente di lasciare nel deposito delle quantità, di mettere qualcosa, perché abbiamo portato troppa roba di altro, non è molto chiaro qua, ma sostanzialmente ci dice anche un massimo di destinazione, quindi io potrei dire massimo portane 10 e qua in questo caso 30, quindi di non arrivare a quel massimale di e di lasciare nel deposito un tot, che per ora lasciamo qua. Non credo che sia un problema questo, perché lui continuerà a portarli finché qua nel mercato non c'è quel numero lì. Credo che funzioni così. E qua nel secondo mercato, che è questo, nel nuovo villaggio, portiamo l'ala roba. Sostanzialmente funziona così. Ora qua nei depositi niente. Qua in produzione, vedete, capanna dell'inventore. Il maledetto qua ha detto di produrre, vedete, lascia grezza. Ma lui, risorse esaurite, consegne prodotti semilavorati avvicina le capanne alla risorsa. Cioè lui non ha questo. Ed essendo che qua non gli stanno raccogliendo quello, lui non riesce a tirarlo su, cioè non riesce a lavorare. Ora, il problema è che qua gli mancano l'ascia e non possono tirare su la roba. Qua la capanna del raccolto, posso dirgli cosa raccogliere? Sì, ma manca, i legnetti non sono qua, vedete? I cavoli, devo tornare comunque al mio villaggio. Il problema è quello, cavoli, perché mi mancano i vitigni per finire la missione qua e costruire la capanna del deposito. E quindi la maledetti lì, cioè si è ingorgato praticamente con una mancanza di cose. Purtroppo. Dopo c'è stato un ingorgamento. Ho tutto ingorgato. Va bene, ma allora, al netto che ci mancano i vitigni, e sembrerebbe che qua non ci siano dei fottuti vitigni, ci sono sti cosi qua, vedete? Le cose qua ci danno la pelle e ci danno anche le ossa. E va bene. I bambù ci sono, c'è tutto. Ci sono anche queste. In realtà potrei dirgli di portare questi qua là, Forse. Scusate, E però là non hanno ancora... Cioè sì, posso dirglielo e ne ho un botto. Vedete quanti ne ho in inventario? Perché da là me li hanno portati tutti. Per sbaglio avevo messo questi. Non avevo messo la quantità massimale, me li hanno portati tutti. Il problema è che a me servono che mi portano il vitigno. Cavoli, vabbè. Allora, adesso andiamo a vedere se ci basta. Perché qua vitigno 1. Non ci basta. Guardate, mi manca il vitigno. Il problema del vitigno è che qua io... Non l'ho trovato il vitigno, non l'ho trovato il fottuto vitigno. Qua si può bere, Qua si può bere ad esempio, non è un problema, ma il fottuto vitigno io non l'ho trovato. E qua dove potrebbe essere spazio dove cresce il vitigno, non cresce una mazza. Quindi mi sa che purtroppo devo tornare indietro. Non so se posso tipo dirgli... Sì! Qua sì, perfetto, così viaggio rapidamente di là. Non male, non male questo. Benissimo, cioè sono viaggiato di là velocissimamente, quindi posso lasciare giù la roba, prendere il vitigno che mi serve e tornare là. Che male non fa, e anche dormire a questo. Ma qua è notte, di là non era notte. Vabbè, chi se ne frega, non ci facciamo ste domande, Raccogliamo tutte le cose che ci servono. Vai, e così almeno. Vai di vitigno, serve il vitigno perché lo usa come corde, sostanzialmente. Raccogliamolo, poi torniamo là, finiamo là. Il problema è che là non posso tornare probabilmente col viaggio rapido, credo, ma non lo so, adesso ci proveremo, Poi, quanto vitigno ho? Beh, adesso direi che è più che sufficiente tutto il vitigno che ho adesso, direi, Comunque, cioè, vi dico, questo gioco dà sempre tante sorprese. Questo qua gli avevo detto di portarmelo, le erbe, infatti ce le ho. Me le hanno portate tutte, penso. Vabbè, livello 39, cioè un botto, cioè fortissimi a raccogliere le cose, a grande ma anche a costruirle, ma anche a fare il resto, cioè... E comunque vedete che adesso, cioè, qua la gestione, non so se ci farà gestire anche quel villaggio lì, io sinceramente mi auguro di no, perché già è un casino gestire il nostro.
Comunque avete visto qua, manca una roba, boom, non hanno più fatto niente. Ma giustamente manca una roba, per sbaglio al mercato di qua l'ho portato al mercato di là e quello ha contribuito alla mancanza. E il tizio lì giustamente senza quelle robe lì non va a creare roba. Giustamente, giustamente, assolutissimo. Però sti cavoli, allora torniamo un attimo qua. Non si può togliere. Lì c'è un vitigno, ma anche questo credo che lo fa togliere, ma se ne frega. Andiamo da questa parte qua. Hola, hola. Allora, noi dobbiamo andare probabilmente qua. Allora, qua, erba giallastra, manca questo. Prepara, che abbiamo anche qua di rame. La grande. Dovremmo adesso essere per quanto riguarda i rami. Infatti, però sta dormendo lui. Adesso voglio vedere se ripara. Cavolo, piove! Piove! Ah, incredibile. Allora, andiamo a vedere qua che lui adesso qua lui deve, perché non può, non è che può, deve costruire gli arnesi. Deve. Lui qua deve. So, li costruirò anch'io, ma in realtà se lui costruisce gli arnesi, problemi non ci sono. Ascia grezza. Che sta andando avanti pianissimo, però vedete che la sta facendo. Quindi, una volta che la farà, il corriere la porterà, i nostri amici corrieri la porteranno lì nei depositi, poi lì preleveranno il deposito e faranno questa roba. Il problema qual è? È che con la velocità che ha quel tizio lì, che va bene la sua velocità se hai già gli attrezzi, ma se non ce li hai sei fregato. Quindi, ascia grezza. 10, facciamo 10 asce grezze che non ci stanno nel nostro inventario, tra l'altro, mi sa. Però vabbè, cerchiamo di farcela stare il più possibile e poi dobbiamo tornare al villaggio là. La roba, tornare al villaggio là di qui. Quanti ce ne stanno? Qua, vabbè, qua posso mettere questo in realtà, frega, così non andiamo a rubare posto là. Qua dovrebbero essere gli attrezzi, quindi via. Via, 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 via. Alla grande. E via anche questo. Questo ce lo mettiamo qua. E alla grande. Perfetto. Andiamo a vedere. Tribù. Ci siamo. Lui ha esaurito i vitigni. Non c'è mai niente sto qua. Cioè, vogliamo tirare sui vitigni gente o no? Vitigni io ne ho 16, non è che ne ho tanti. Però qua in teoria, capanna del raccolto, stanno tirando sui vitigni. Qua potremmo anche dirgli tira su solo i vitigni. Senza andare là, possiamo farlo direttamente dal menu, anche a distanza, come vi ho fatto vedere. Ora la cosa importante. Beviamo. Mangiamo, già che ci siamo, non fa, quindi no, non è qua. Mangiamo, mangiamo, in full, beviamo e a questo punto se non riusciamo ad andare là col viaggio rapido dovremmo rifare ancora il giro, perché qua infatti non ce lo fa fare, troppo non ci fa fare il viaggio rapido. No. Può mettere tutti i waypoint che vogliamo qua. Esegui il rituale, quindi bisogna fare almeno un rituale probabilmente. Sti cavoli, quindi armiamoci di pazienza e andiamo là a piedi. E poi c'è il mistero di sto coso qua, che lo robo qua, però misterioso, bello bello misterioso questo, di radici che tutto qua non c'è niente, però sarebbe il resto di un albero disarcionato, qualcosa del genere. Da capire, sicuramente sono cose che capiremo, che capiremo. Capiremo assolutissimamente con il tempo, giocando e andando avanti. Siamo solo al secondo dei quattro rituali, secondo blocco dei quattro rituali. Ne mancano ancora parecchi. E per fortuna sono riuscito ad arrivare qua, un po' alla volta, calma, ce l'ho fatta. Adesso andiamo qua, vediamo di finire la struttura che stiamo a fine. Buongiorno, buongiorno, buongiorno signora tribù. Non mi volevi far parlare con l'anziana, ma adesso vi sto ricostruendo le cose. Ma vediamo cosa vogliono, cos'altro vogliono fare. Perché questi qua già ho capito, lavora, 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 lavora. Vabbè, andiamo qua. Ci sarebbe una roba da fare in realtà, perché nel mercato qua gli stiamo dicendo di spostare la risorsa. Che però serve anche a noi, però vabbè, però lasciamola lì. Non credo che ci serva tanto di quella risorsa lì, però. Questo mettiamo giù, questo mettiamo giù, mettiamo giù, mettiamo giù, mettiamo giù. Mettiamo, 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 mettiamo. E porcaccia Eva, manca. Ma c'è sempre qualcosa che, come sempre, in tutte le puntate. Io cosa avevo detto? In tutte le puntate. State sicuri che qualcosa manca sempre. Meno male che il bambù è qua, qua vicino. Meno male che è qua vicino il bambù. Dai. Togli bambù, 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 bambù. Raccogliamone un bel po', tanto servirà sempre. Il bambù serve sempre, serve sempre. Ma c'è da dire una cosa. Il mercato probabilmente è utile perché ci sono delle risorse da questa parte qua che di là non ci sono. Importante anche fare questi scambi. E qua ad esempio il vitigno non l'ho visto. Ovviamente. E anche le foglie grandi non ho visto. E forse era quello che ci diceva all'inizio. Immagino. Cavoli, già a livello 20 tagliati di alberi,
alberi e bambù. Comunque, l'idea del mercato è proprio quella, ed è una meccanica molto interessante del gioco. Molto interessante anche questa, che al posto del solito scambio c'è questo mercato, diciamo così, mercato. Sicuramente si legherà anche con le altre zone e le altre tribù. Se ci sono altre tribù, chi lo sa, però adesso lo scopriremo. Scopriremo sempre un po' alla volta le cose, un po' alla volta. Allora, andiamo qua, bambù, ci mancava uno, bambù, eccolo qua. Poi foglie grandi che per fortuna le abbiamo, erba giallastra che per fortuna l'abbiamo, cose qua sopra che per fortuna le abbiamo, questo ce l'abbiamo, questo abbiamo e abbiamo. Perfetto! Prova l'anziana, eccolo qua. Oh, guardate, guardate che bello la capanna di deposito, che è la quarta nostra, contando le tre là e quinta contando anche quella del villaggio. Ora, dove cavolo è finita l'anziana? Signora anziana? Tanto bene. Questa ve la fa bere, che è lurida, eh. Questa è lurida, ve la fa bere. Quella lì, penso che sia del mare, giustamente non ve la fa bere. Io vorrei capire anche sti massi qua cosa sono. A me sembrano tanto dei denti, tipo. Però sapremo, forse. Sei ancora qui, straniero? E certo, ho completato la missione. Hai ricostruito ciò che gli dei ci hanno portato via. Coraggioso da parte tua, per quanto inutile. Bella, oh, complimenti. È molto saggia. Gli dei ci hanno già abbandonati. Abbiamo buttato giù il loro altare. Non c'è speranza per noi. Forse era quello che vedevamo lì, quello strano. Boh, adesso ci chiederà di fare qualcosa. Se ricostruissi l'altare? Ma loro ci ascolteranno. E tu? Forse tu ci ascolterai, ma loro. Però vabbè. Fallo, straniero, prendi ciò che ti serve dalle rovine del vecchio altare, ricostruiscilo e dacci la possibilità di ristabilire il nostro legame con gli dèi. Più di questi qua hanno fatto incacchiare gli dèi distruggendo l'altare. Cioè, ma puoi farlo? Ma puoi farlo? E poi l'altare, vabbè, è questo qua sostanzialmente, non è quella struttura là, ma è questo. Qua vedete, di qua possiamo caricare le robe e dice anche questo possiamo farlo, farlo. Questa è argilla che per fortuna abbiamo trovato in una cassa. Andava tirata su. Sabbia divina. Ok, sabbia divina. Possiamo recuperarla. Innanzitutto questa qua dovrebbe essere argilla e non è. Allora, andiamo un attimo nella nostra capanna là per costruire la zappa, il piccone. La zappa, è un piccone. Andiamo a vedere. Qua, se non erro, da qualche parte... Eccola qua, zappa greca. Dobbiamo fare questa zappa greca. È una zappa, ma in realtà è un piccone. Eccolo. Questo qua permette di tirare su l'argilla qua. Eccolo qua. Tac, tac. Vediamo un po' come funziona. Minatore maestria 2, cioè siamo proprio poveri a livello di minatori. Ok, sta tirando su, Sta tirando su... Minatore livello 3. E quando si spacca del tutto, in basso a sinistra, vedete che comunque va su... Appunto l'argilla. Molto bene. Però dobbiamo trovare questa. Praticamente questa roba qua. Che c'è in giro, qua. È una cosa che là non c'è. Neanche l'argilla ce l'ha, in realtà. Ma spacchiamo questi. Questa qua dovrebbe essere... Adesso che se la rompiamo... Eccola lì, sabbia divina, vai, alla grande. Non spacchiamo tutta la roccia, ma spacchiamo solo i blocchi. E vanno spaccati tutti, altrimenti ci dà una mazza. Quindi tiriamo su un po' di sabbia divina, intanto abbiamo su anche un po' di livello. Minatore, non l'avevamo ancora fatto. Poi il minatore con la zappa, perché questa qua in teoria dovrebbe essere un piccone. Ma c'è scritto zappa, ma perché? Ma perché? Vabbè. Allora, facciamocelo tutto, già che ci siamo, tanto è tantissimo. Poi questi ce ne sono in giro dappertutto, però se ci basta solo questi qua. Tiriamoli su che male non fa. Vai, vai! Questo esule, questo esiliato, ok, alla grande, benissimo. Non so in quanto tempo respona, e se respona, credo di sì. Cosa sta facendo? Cosa sta facendo? Sta facendo finte, non sta lavorando. Questo lo facciamo, questo lo facciamo, questo lo facciamo, questo lo facciamo, questo, 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 questo. Poi ce n'è uno anche qua. Ah, c'è il pezzo sopra, c'è tutto il pezzo, ci dobbiamo rifare i denti. Serve argilla, argilla a go-go, e pensavo che servisse solo quello, ma in realtà serve anche l'argilla. Cavoli, e tanta anche. Meno male che qua... un bel po' di argilla. Beviamo, li distruggiamo e si è rotta la zappa. Andiamo a fare un'altra zappa. E via che si zappa, si zappa, si zappa. Ho fatto due zappe. Picconi, chiamiamoli picconi. C'è scritto zappa, ma è un piccone, clamorosa. Sono altre qua in giro, probabilmente sì. Queste sembrano delle cacchette, non sembra regia, sembrano delle cacchette. Ma vabbè. Questo, questo, dobbiamo farli tutti. Dobbiamo completare i denti e chissà che altro.
Questo, questo. Se sono denti argilla, qua serve pelle. E già che serve pelle, bisogna andare a caccia di quei cosi là. Quei maledetti cosi là che abbiamo visto a inizio puntata. Oppure farceli portare dal mercato. Quindi abbiamo due possibilità. Altra argilla, piazzare altra argilla. Vai, di altra argilla. Quando troviamo queste cose qua è meglio tirarle su. Ora qua bisogna sicuramente trovare quei cosi là. Oppure possiamo... Io ne ho visto uno qua che saltava, Ho visto, quei maledetti sono in giro, Ora andiamo verso il mercato, perché un'altra cosa che possiamo fare... Eccoli lì, guardate. A costo quasi zero. Quasi zero è una bella... Però diciamo... Un'altra cosa che possiamo fare è mercanteggiare la pelle. Anche se non so quanta pelle abbiamo. Lì un altro di quei cosi là, perfetto. Allora andiamo a vedere. Se noi gli diciamo mercato al posto delle ossa, dammi la pelle. Dov'è la pelle? Qua era bello se ci fossero state le icone, ma comunque. Massimo destinazione diciamo 10. Al lavoro, qua sta andando. Mette veramente tanto. Adesso abbiamo 4 di pelle, se non erro. No, 3 di pelle, quindi non è che ti danno sempre 2, maledetto. Ora conviene fare una cosa. Tappare anche questo e nel mentre aspetto di vedere qualche altro animale in giro. E poi adesso ci penso, ma diceva anche c'è anche scritto di distruggere anche le rovine, non solo, cioè potevamo distruggere anche, però è segnato già in verde, quindi è una cosa che abbiamo già fatto. Allora facciamo razione di cibo, già che ci siamo. Vai, giusto fare una bella colazione e prepararci del cibo, così andiamo avanti anche con l'artigiano. Appunto, qua abbiamo solo 3 di pelle e bisognerebbe capire, ecco, adesso che sono uscito, guardate, si è bloccata la produzione. È una cosa che la roba qua non piace del gioco, però tant'è. Ora bisogna trovare altra pelle, perché probabilmente tutta quella basta, non ci serve. Ho anche dell'incenso divino, sabbia divina ne ho un bel po', probabilmente si fa con la sabbia divina. Posso immaginare magari qualche altra cosa, però da capire anche questa cosa qua. Ma comunque vedete che il gioco, no, quando vi dicevo abbiamo visto solo la punta dell'iceberg, è vero, e non abbiamo visto ancora tutto, c'è ancora tanto. Cioè, questo, ogni puntata sicuramente ci regalerà nuove cose. Quindi, per quello che dico che secondo me questo gioco vale veramente la pena. Poi, nella parte probabilmente survival, non è che sarà così... Poi li potrei distruggere, no? Nella parte survival non sarà probabilmente così avanti, difficile come altro, ma diavoli, cioè nella parte invece quanto riguarda, dobbiamo fare tutte le punte. Per quanto riguarda invece la parte di gestione è bella, bella tosta, perché comunque c'è da fare parecchio. E quindi qua adesso la soluzione è andare a caccia, cacciare quei maledetti così là. Una volta che li troviamo dobbiamo racimolare la pelle, sperando che poi abbiamo della pelle nel nostro villaggio che ci viene spedita. Se ce l'abbiamo, ce la mandano. Adesso capiremo. Nel mentre io vado verso il mercato, cerco di capire se qua trovo ancora quegli animaletti del cavolo. E ogni tanto scrinchete, saltano fuori e poi viaggiano a gruppi quegli animaletti lì. Importante trovare. Andiamo a vedere un attimo qua la situation. Mi hanno mandato la pelle. Grazie amici, grazie. Qua quanto gli avevo detto, scusate, di mandare 10 di pelle, ok, ne mettiamo solo 5, qua abbassiamo, via. Grazie amici, mi avete tolto un lavoro che è quello appunto della caccia, spero che basti. Comunque vedete che ce ne hanno mandato esattamente quanto ne volevamo. Se non mettevamo un valore ci mandavano tutto, che è quello che ho sbagliato io off camera, perché non era molto chiaro questo parametro. Quindi mettete sempre il numero di quante risorse tenere, sarebbe meglio, ma mandare massimo, altrimenti finite le robe da una parte. Ora questi qua, questa tribù del dentista qua, che c'hanno tutti questi denti qua. Vediamo di finire questa cavolo di rovina, questo altare, la ex rovina, che adesso diventerà un altare. Così poi spero che riusciamo a fare anche il nostro primo rituale qua e avere il viaggio rapido. Questo è un anello. E come metto questo qua, maledetto? Così, anello qua, questo, qua non c'è niente, qua non c'è niente. Ah, qua, cavoli.
Fatto, attenzione. Scatti questo video. Non ho idea del motivo. Ah, ci fa vedere, ok, il sogno ancora come la prima volta. Noi con altre popolazioni, perché ci sono altri cappelli, strani. Però, boom, esplode, cavolo. E sta andando a scatti adesso. Non ho idea del motivo. E adesso si è ripreso, ma fa bene. Allora, troviamo l'anziana, vediamo cosa ci dice. Per fare il rituale, eccola qua. Hai visto qualcosa, vero, straniero? Certo. Certo, ancora qui. Non posso rinunciare alla mia gente. Se tu non lo facessi, straniero. I dialoghi sono tradotti malissimo. Riesco a vedere il dubbio nei tuoi occhi. Che cos'hai visto? E la nave, ce ne andavamo via, la barca. Spaccava tutto. Chi ha cercato di fuggire? Ah, forse vecchio, ricordo. Ma come? Beh, c'era un gruppo guidato da un uomo chiamato il Discepolo. Si sono schiantati sulle nostre coste alcune stagioni piovose or sonare. È qualcuno che è arrivato, quello che abbiamo visto adesso. Non è il nostro sogno, ma è qualcuno che è arrivato. Devo parlare. È impossibile. Quando il terreno ha tremato, le rocce sono cadute, bloccando il passaggio verso le terre più settentrionali dell'isola. Dobbiamo andare a nord, dove si sono insediati. Ecco il nostro obiettivo, andare là. Ok, vai. Ma tu ci hai aiutato a ricostruire e stabilire legame con gli dei straniero, se lo desideri possiamo trovare una soluzione insieme, prima però c'è da nutrire la mia gente. Parla con il cacciatore, lui ti mostrerà le nostre usanze. Pareva, se diceva, guarda, la strada è quella, devi fare sta cosa e ciao. No, dobbiamo fare un'ulteriore cosa. Mamma mia, che ci mette 3 ore a parlare, signora. Ok, ci sono, per forza, trova il cacciatore, che è di là. Io volevo fare quanto prima il rituale, non andare avanti sta roba, perché ho paura. A parte che forse, vedete, non ancora, il viaggio rapido qua è sbloccato, non voglio fare. Qua, secondo me, non ancora eseguo il rituale. Ed è una delle cose che volevo fare, il rituale, solo che speravo me lo facesse fare quanto prima. Poi è ancora tutto rotto, comunque, a parte le cose che ho fatto io, non è che hanno lavorato tanto quegli altri, Dovete risistemare un attimo il villaggio, è vero che ci dobbiamo andare, però, cavolo, fermate un attimo il villaggio. Dai, andiamo a parlare con questo cavolo di cacciatore qua. Dove cavolo si è imboscato sto cacciatore? Ma dove è andato? Ma dove? Sassi non ne abbiamo, conviene tirare su un po' di pietre, le pietre blu. Ma dove cavolo è il cacciatore? A parte che adesso abbiamo il piccone zappa, anche le rocce là, tirar giù. Cavolo, cioè mentre io ti vado incontro, te vai via. Allora, andiamo un po'. Oh, hai reso un servizio soddisfacente nel guadagnarti la fiducia della nostra tribù costruttore. Vabbè, non c'erano dubbi, comunque. Faccio quello che posso. Un uso davvero riuscito del tuo mestiere. Cos'è che desideri realizzare, costruttore? Voglio aiutarti a cacciare. Non si diventa cacciatore solo per i propri desideri. Va bene. Avrei bisogno di strumenti, armi, ma anche di pazienza. Un cacciatore deve inseguire la sua preda come un predatore, sappiamo già, affamato perché vuole nutrire la sua prole. Portami cibo sufficiente a nutrire la nostra tribù per un giorno. Considerano un gesto di bontà. Sti cavoli, cioè avevo la roba che ho cacciato, potevo già dargliela probabilmente. Non so, vediamo cosa ci chiede, così capiamo, perché magari... Va bene allora. Allora, ottieni la carne. 3. Beh, e avevamo già la carne, L'avevo... Attenzione, guardate qua. Guardali qua. Vieni. Eccoli là in fondo altri. Sono veloci, questi leprotti qui, Sono veramente veloci. Però noi abbiamo quest'arma qua. Eccolo qua. 1, vai. Vieni qua. 2. Vieni qua. 3, 4, li abbiamo presi tutti. Tutti li abbiamo. Via. Andiamo dal cacciatore subito. Abbiamo fatto subito la missione, subito, avete visto. Tac, fatta. Bisogna dilunguare. Ci è andata bene, perché trovare quelli a volte non è facile. Eccolo qua. Un grande esempio di maestria nella caccia. Sei proprio una persona piena di talenti. Mamma mia, va bene. Ok, vai, poi. Grazie. Vorrei solo che gli dei ti permettessero al cibo di non andare a male così presto. Il sole dà e il sole toglie, così la vita. Facciamo essiccare la carne, no? Potremmo provarci. Ci sono delle storie, sai, storie che arrivano dal nord, del cibo irriducibile, di modi per proteggerlo dall'inevitabile tradimento del nostro più grande nemico, il tempo. Sì, li salviamo, cioè, è che è grande leggenda. Vediamo però, dice. In che altro modo posso aiutarti? Ho perso il mio laboratorio quando l'ira divina si è abbattuta su di noi. E vabbè. Se riesci a ricostruirlo, potrei condurre la squadra di caccia della tribù a gloriosi traguardi come una volta. Okay, ma perché ci ha detto di conservare il cibo e poi adesso dice di cacciare, cioè di costruirgli... Vabbè, comunque, me ne occupo io. Costruisci il capanno del cacciatore e via di costruzione. Ma, amici, lo faremo nella prossima puntata, perché per questa puntata è tutto. Ci vediamo nel prossimo fottuto video, dove andremo avanti da qua. Spero prima o poi di riuscire a fare il fottuto rituale, ma...
probabilmente possiamo già farlo, credo. Sì, talismano d'osso, incenso divino. In teoria potremmo già farlo. Viaggio verso l'altare dell'est. Quindi nella prossima puntata facciamo anche questo. Andiamo avanti a fare le missioni, facciamo tutto. Così facciamo di tutto e andiamo avanti. Mi raccomando però, supportate questa serie con un bel mi piace, un commento, una condivisione. Iscrivetevi al canale se siete già iscritti e attivate la campanella. Pagina Instagram, Facebook, gruppo Telegram. Sapete già, tutti i link sono in descrizione, come anche la playlist di questa fantastica serie. Per cui da Amorus è tutto e ci vediamo al prossimo fottutissimo video. Ciao a tutti.